Oscar Smith, pensi che sono stato a casa di Charlie Recalcati per un'ora e mezza e poi di Ciccio Della Fiori, se lo ricorda, ne ha sentito parlare. E invece, chi è il più grande giocatore nella storia del basket italiano per Oscar? O il più grande avversario? Dino Questo è Meneghin? troppo facile da rispondere. Antonello Meneghino, Meneghin. chiaramente. Meneghin. Invece, com'è cambiato il basket, dicevo, dal 74 a oggi e come sarà nel 2050? Difficile dirlo perché la pallacanestro cambia molto perché le regole cambiano. La pallacanestro non sta a guardare le regole, loro cambiano le regole. Se va bene più avanti la linea di tre, loro mettono la linea di tre più avanti. Se non va bene, no. E questo fa lo sport sviluppare. Capito? Certo. E invece, ad esempio, i tiri liberi le piacciono? Sono troppo facili? Esatto. Sono monotoni. Monotoni perché stai sempre lì, è sempre lo stesso tiro. Esatto. Cioè non c'è marcazione. Allora. Proprio così. Invece il cambio delle regole negli anni, Oscar, noi siamo partiti, io ero bambino, c'erano i 30 secondi, adesso ci sono i 24, da una ventina d'anni, da una quindicina. Meglio o peggio? Meglio o peggio? Io che tra qualche anno saranno 20. Dice? Sì. Non si Perché vedono. la pallacanestro cambia per Certo. far diventare meglio il gioco. Loro cambiano. Non si vedono più infrazioni di passi, 3 secondi, non li fa più nessuno? È difficile. Perché i giocatori lo sanno. Perché vado lì? E oggi l'NBA o è 3 punti o è sotto canestro. Il tiro da 2, da 4, 5 metri non c'è più. O tiri da 3 o è schiacciata. Era meglio col tiro da due basta, Oscar, o no? Era meglio il Perché tirare da 2 se tu puoi tirare da 3? No, no, dicevo, è meglio quando non c'era il tiro da tre o è meglio adesso? No, meglio col tiro da 3, certo. Sicuro. Meglio gli arbitri che lasciano correre molti contatti o che fischiano tutti i falli? Quelli che non fischiano sono quelli che rubano. Bravo, Certo, bravo. lascia andare e lo sta rubando. Oscar, invece, meglio più timeout o meno timeout? Meglio timeout, certo. Più timeout meglio è, sì? Più timeout meglio. E se tu metti la uscita del pallone in attacco, meglio ancora. Invece, Oscar, meglio. Mi scusi che mi sospetto. Il gioco di meglio quando le partite finivano 120 a 110 o meglio il basket tutto difensivo, ruminato? Ad esempio, a Reggio Emilia c'era Massimo Grisanti un anno, no? E certe partite finivano a 65 a 68. Ti piace vedere una partita così? No, no, per niente. Per me, Risponda tu. no, mi rispondo da solo. Ma tanti allenatori fanno tutti indietro, tutta difesa e la zona, la press. Mangia pigiama. E allora meno, meno, meno. No, questo non è pallacanestro. Io Senta. preferisco vedere un gioco da 120-130 punti che uno da 60. Molto più bello uno da 130 punti. Senta, ma hai conosciuto anche lì Dan Peterson o no? Conosciuto da Peter Peterson, è stato un grande allenatore, No, è grandissimo. conosciuto anche in Brasile, è popolare anche in Brasile No. Brasile pallacanestro non è così popolare. o no? C'è molta gente che piace pallacanestro, però non è come in Europa che le persone vanno, andiamo alla partita. Sono le città piccole dove hanno un pallacanestro migliore, cioè sono più tifosi, tutto. Oscar, Però è molto più popolare. è più popolare il basket o il volley in Brasile? Ah, per un molto tempo è stato il volley, E ma il adesso? brasiliano può vedere la nazionale vincere. La mia generazione era una cosa impressionante perché vincevamo. Vincevamo. Ora i tifosi andiamo a vedere la nazionale di pallacanestro. C'è Oscar, c'è Marcel. E questo che sviluppa lo sport
nei paesi. Se le dico Ayrton Senna che avrebbe compiuto ieri o l'altro. Ayrton Senna e Pelé per me sono due cose differenti. Loro due sono cose molto differenti del normale. Oscar, senza basket, cosa avrebbe fatto? Nel 74 lei non poteva giocare a basket, cosa avrebbe fatto? Dopo essere L'operaio? stato ingegnere elettronico. Altri sport invece no? Calcio no? No, è No, troppo alto. no. No, io sono andato a pallacanestro per caso, perché non mi piaceva pallacanestro. Perché il mio professore di educazione fisica era lo stesso allenatore del club Unità di Visianza. E lui mi ha detto, vai, vai là, di, non so, di, vai che ti piace. E io sono andato. Quell'allenatore della mia età era un allenatore che faceva esercizi strani. Lui metteva una pietra a terra, io dovevo andare dribblando con una mano e correndo le pietre con l'altra mano. Dopo lui metteva le cordicine nelle sedie, che io dovevo andare. Un giorno stavo per tirare e gli dice: Oscar, tu vedi il canestro? No, oh, adesso lo vedo. Tira così, ma così non seguirò mai. E lui dice: ma comincia giusto che un giorno segnerai molte. Questo ragazzo era un giapponese, Laurindo Miura, il Ah, primo allenatore. quindi ha cambiato la tecnica di Lui tiro. ha messo il pallone qui. E se tu vedi le mie partite, molte volte ne ho il pallone qui, guardando il Perbacco. difensore, e dopo pa, il tiro esce. Non ha bisogno di Certo. saltare per tirare. Certo. No, no, me lo ricordo il suo tiro. Me lo ricordo. Laurindo. Certo. Senta, e invece chi è rimasto, con chi è rimasto amico del basket italiano? Con Nando Gentile? Meno, dopo quello che mi hanno fatto, meno. Perché loro non si hanno comportato da uomini. Ma chi? Caserta? Maggiò? Caserta. E dell'Agnello. Tu hai detto il grande dell'Agnello. No, grande perché lo conosco. Cosa ha fatto? Dell'Agnello è uno dei artefici che io sono andato via. Ah, sono stati loro, non Maggiò allora. Certo, che hanno convinto il presidente a mandarmi via. Perché Ma è perché? lui ha detto in una televisione, e io l'ho visto, o lui o noi. Io Pazzesco, pazzesco. voglio giocare con Michael Jordan. Tu non vuoi giocare con me? Perché non vuoi giocare con me? Perché io tiro molto. Pazzesco, pazzesco. No, perché Allora. no, aspetti, io ho detto il grande perché intendevo grintoso. Per me il basket è classe. È Tonut, non è dell'Agnello. Non è Bosa, è Tonut, è Anche Morandotti. È Morandotti, non dell'Agnello. È Gentile, non Rossini, per intenderci, con tutta la simpatia. e allora loro hanno vinto campionati e dopo mai più Esatto, zero. certo.